Massimo Bonetti e Francesco Crocco, ci parli del tuo personaggio? Il mio personaggio è il padre del brigante, quindi è un personaggio che ho interpretato così come faccio con tutti gli altri personaggi, allontanando quella che è l'insidia della recitazione, e cioè mi cerco sempre di interpretare i personaggi con una coscienza, uno stato d'animo preciso, nella maniera più naturale possibile. È un personaggio che viene fuori da sé, insomma, non ha nessun problema dal punto di vista drammaturgico. Io ho sempre sostenuto questa tesi e la porto avanti anche in questo personaggio. Non sei nuovo a personaggi in costume? No, ne ho fatti diversi. Spesso si cade in un errore quando si interpreta un personaggio in costume, cioè gli attori dicono vabbè, mi ci metto anch'io in mezzo, io cerco di evitarla questa cosa. Quando stanno dentro un costume sentono la necessità di muoversi diversamente, no? Invece no, siamo sempre uomini. Un uomo del 400 è uguale a quello del 600, è uguale a quello del 2000, insomma, e quindi ecco, bisogna capire che l'essenza è l'uomo. Poi i personaggi, l'abito fa il monaco, no? Sono gli abiti che porti addosso. L'importante è risolvere il personaggio da un punto di vista, ribadisco, della coscienza e dello stato d'animo. Hai girato un'altra fiction che dovrebbe andare in onda, sempre in costume. Sì, Santa Barbara, con la Lux, regia di Carmine Lia, dove interpreto un vescovo. E anche lì ho dato tutto me stesso, portando me stesso al personaggio.